L'itinerario di una guida di pesca sportiva vi porta oggi in acque croate. Siamo infatti a Komisa, un luogo incantevole, per incontrare niente di meno che Sua Maestà, il gigante rosso. Dopo una lunga cavalcata in acque croate, finalmente a bordo del Jack Sparrow Venex T, la barca forse più tecnologica in questa categoria, siamo pronti in compagnia di Davide Serafini, un po' il signore di questi mari, ha vinto tante competizioni, a provare finalmente il gigante rosso. Ancora galleggiante, scarroccio, peschiamo nelle acque croate. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck, baby. Dopo un breve consulto con Davide, abbiamo deciso di lasciare sul TZT215 soltanto la funzione GPS con la traccia attiva, in modo da usarlo veramente come un plotter, come un GPS, e invece utilizzeremo il Time Zero collegato alla DFF1 UHD, al sonar e a tutto ciò che abbiamo a bordo per gestire le varie funzioni. Questo perché con uno schermo più grande sicuramente abbiamo possibilità di visualizzare, di vedere meglio tutte le informazioni, e lì Davide salverà la traccia per ritornare subito dopo lo strike immediatamente in pesca. Davide, stiamo utilizzando il sonar, ci hai detto che questo potrebbe essere un tonno. Raccontaci come funziona questa macchina. È una specie di ecoscandaglio che funziona come un radar. In questo momento sta leggendo la nostra destra a poppa e adesso sta andando alla nostra sinistra e fra poco farà la prua. Questa è l'inclinazione del raggio, quindi abbiamo 22 gradi, e questa è la scala a 200 metri. Con questo possiamo andare a vedere le coordinate e le posizioni di tutti i mark che il nostro sonar ci dà. Facciamo un esempio, ci interessa questo. Siamo a 148 metri dalla barca, 60 metri di profondità, una bussola di 296 gradi. Questa che vedete qui piccola è la nostra ancora galleggiante. Questo si presume che sia un banco di pesce foraggio, non sono pesci importanti. In questo momento sto usando una scala di 200 metri, sono su una baltimetrica di circa 90-95 metri ed è appropriata. In realtà posso arrivare anche fino a 1000 metri di distanza. Se ho il dubbio che ci sia qualche pesce, posso attivare la funzione target, selezionerò le dimensioni dell'area da tenere sotto controllo. Se il sonar troverà un pesce all'interno di questo settore, continuerà a seguirlo sia nei movimenti laterali che in altezza, quindi sposterà il tilt e anche il movimento. Il sonar ci ha dato un segno di vita. Davide ha visto un pesce per diversi secondi, è apparso nella stessa posizione, sempre più vicino alla barca.